Ed eccoli qua, come promesso andiamo a fare un bel provato per voi, un unboxing velocissimo di... vediamo se riesco a prenderli così. No, torniamo seri, andiamo a fare un bel provato per voi con unboxing velocissimo dei mitici ormai Flatline TG della Savage Gear. Ne ho prese diverse misure, queste sono 12 grammi, i jig 8 grammi, 12 grammi, diversi colori naturalmente, 8 grammi, 15 grammi e per finire un altro 15 grammi. Ok, ho preso diverse colorazioni, andiamo a vederle, le apriamo tutte quante e poi naturalmente ci saranno i video in mare e ho già pronti alcuni, faccio vedere per bene, eccoli qua, andiamo ad aprirli. Allora, questo qui è della stessa misura di quello che mi ha procurato praticamente tutte le catture, quindi è un 15 grammi ed è lungo appena 4,5 cm. Per essere precisi lo andiamo a misurare ed infatti eccolo qua, è proprio così. Quindi un jig pesante e piccolissimo, soltanto 4,5 cm. Facciamo anche il peso giusto per essere proprio precisi fino alla fine, vediamo un po', eccolo qui. Con armature e tutto è 15,61. Ok, non credo ci sia bisogno di andare a misurare gli altri, vediamo soltanto le colorazioni molto particolari con riflessi accesi, occhi in 3D, le armature eccezionali, non arrugginiscono per niente, piccoletto che ho utilizzato e che ci ho fatto già decine e decine di catture. La particolarità di questi jig è nel materiale di costruzione. Allora, a parte la vernice UV, Long Cast System, che effettivamente permette dei lanci eccezionali, sono costruiti con il tungsteno, quindi sono in tungsteno. E questo rende possibile il peso così alto concentrato in un jig così piccolo. Ok, bella colorazione per il 15 grammi che va ad aggiungersi a quella che ho. Ne ho preso un'altra come piace a me. A me questa colorazione qui, la GBA, piace tantissimo. Eccola qua. Perfetta, i riflessi bellissimi, guardate che bella linea anche visto dall'alto, armature perfette, belle resistenti sia alla ruggine che ai pesci, ci ho preso già delle ricciolette dal kayak e questo è sempre un 15 grammi. Andiamo ad aprire quelli un po' più piccoli, eccoli qua, 12 grammi, ne ho preso due colorazioni in modo da avere una serie molto molto completa a questo punto di questo piccolo jig, piccolo ma performante in questa colorazione argentata, guardate il particolare della branchia, occhio in 3D, ad imitare proprio un pesciolino, armato per bene anche questo qui. Ne ho preso un'altra colorazione che va più sul naturale, ma una sardina senza i puntini, eccola qua, sempre 12 grammi, sempre tungsteno, guardate questo che bei riflessi che ha, veramente belli, eccola, 12 grammi. E poi ho preso i piccoletti da 8 grammi nel caso in cui è solo 3,5 cm, attenzione, quelle da 12 sono 4 cm, veramente piccoli, concentrati per essere 8 grammi. Guardate la differenza fra il 15 e l'8 grammi, non è nemmeno tantissima, differenza fra il 12 e l'8 grammi, eccola qua, questo è 12 e questo è 8 grammi. Bella colorazione anche questa qui. E poi per ultimo, sempre un 8 grammi in questa colorazione qui, eccola qui, una piccolissima sardina, più che sardina questa è una aliciotta. Faccio vedere tutti insieme, questi sono i 15 grammi per 4,5 cm, questo qui è 8 grammi per 3,5 cm, insieme a questo 8 grammi per 3,5, questi due sono invece 12 grammi per 4 cm. Ok, bene, questi andranno a far parte dell'arsenale della pesca light spinning e ci andiamo a fare una bella pescata e vi faccio vedere pure la seconda pescata dal kayak che ho fatto con il jig da 15 grammi con questa colorazione qua. Ok, andiamo a vederli. Ok, andiamo con il ponente davvero forte, guardate come spiana il mare, spiana se c'è qualche
mare, però chiaro. Va bene così, iniziamo a fare quattro lanci. O pro arresta video. Va bene. Allora iniziamo con il jig del Savage Gear. Se ci riusciamo facciamo un ricco provati per voi insieme al video. Allora, i jig sono questi qua. Provo con il 15 grammi naturale, il 15 grammi rosa con diciamo il pink sardine, mi ha dato delle grandi soddisfazioni. La kayak è qualcosa anche da riva. Vediamo con questa colorazione qui che cosa si riesce a fare e se oggi c'è presenza o meno. Siamo al light spinning, sono con la Divafilm, il Fuego 3000, una accoppiata che mi sta dando tante tante soddisfazioni. Se c'è qualche bel pesce disposto ad attaccare le nostre esche, ci facciamo una bella pescata al light spinning con il mare qui ponente. Si inizia. Questi jig ho catturato davvero di tutto, la kayak, ho preso gli sciarrani, ho preso gonzelle, ho preso le ricciolette, le cernie, da vivo ho preso le occhiate, un sarago dal kayak, insomma davvero davvero soddisfacente l'utilizzo di questi jig. Ora faccio un lancio laterale perché mi è sembrato di vedere un pesce. Sì, ci sono, eccoli qua, sono proprio qui, guardate, li vedete, stanno attaccando i pesciolini, arriva, eccolo qui, l'ho beccato, bellissimo, bellissimo, vediamo che cos'è, bellissimo. Sì, bella, guardate, un carango, finalmente un carango. La taglia è piccolissima, ma vorremmo prenderne di più grandi. Eccolo qui, carango, lo liberiamo subito così vediamo se diventa più grande. Eccolo qua, piccolo carango, bellissimo. Serve la pinza. È un po' ferito, ma naturalmente è superficiale la ferita, quindi liberandolo facciamo solo del bene perché questi crescono e diventeranno grandi. Ok, piccolo carango, come vi dicevo, e se n'è andato. Con questi jig si prende davvero di tutto e da oggi anche i caranghi. Ricomincio a leggere. Ok, sto subito praticamente al primo lancio, ho visto i pesci che attaccavano a riva, ci sono ancora se non mi sbaglio, quindi riproviamo immediatamente. Hanno attaccato il jig da 15 grammi, c'era una piccola mangianza, vediamo se ne becchiamo ancora. È un bel carango da queste parti, eccolo, eccone un altro, ci sono, ci sono, stanno attaccando, bellissimo, bellissimo. Ci sono, ci sono. Il ponente mi ha portati a riva. Che bello ragazzi, eh? Volevo prenderlo un pesce così perché era da parecchio che desideravo prenderlo. Era proprio da parecchio che desideravo prenderlo. Mi fa davvero piacere averlo catturato. Vediamo se riusciamo a catturarne ancora. Ho avuto di nuovo un'altra toccata. Sembra stiano mangiando su questa misura, quindi non la cambio per il momento. Vediamo. Ok. Bello, primo lancio un pesce, spero che si riesca a continuare, poi
un altro attacco stupendo, è stato davvero bello. Non mi sembra più di vederli arriva, devo capire se sono spostati. Ok, lanciamo un po' più distante. Ci sono, li vedo che attaccano ancora, sono, mi sembra che siano qui davanti a me. Nel momento ho lanciato laterale, quindi provo ancora laterale, cerco di capire se c'è qualcos'altro. Sono belli perché combattono questi qua, eh? Sono piccoli, questi piccoli già si sentono, si fanno sentire. Non vedo l'ora di catturarne qualcuno più grande. Vediamo un po' di catturarne qualcuno più grande. Ok, mi è sembrato di vederli qui davanti a me. Proviamo. Faccio un bel lancio distante, così copriamo un bel po' di mare. Giuda, attaccano, mi sa che devo mettere il jig più piccolo. Eccolo qui. No, mi si è liberato, no. Sono quasi sul recupero lineare, qui arriva, vediamo se riusciamo a farlo riattaccare. Ha attaccato due volte e l'ho perso per due volte. Dovrebbero essere sempre i carango. Che bello. Provo con un jig più piccolo, più colorato. Metto un jig da 8 grammi, più piccolo e più colorato. Vediamo che se attaccano su questo qui grande, oddio grande, 4,5, dovrebbero attaccare anche su questo qui piccolo.
a 8 grammi solo 3 centimetri e mezzo. Vediamo un po' se è così. Abbiamo perso praticamente 3 fino a mo. Vediamo se riusciamo a intercettarli con questo qui piccoletto, che riesce a stare secondo me anche meglio qui nell'onda. È lì che stanno mangiando. Piccoletto con colore abbastanza naturale, però dai riflessi che molto molto accesi. Okay. Ho deciso di provare con il giallo da 15 grammi, vediamo che succede. Giallo da 15 grammi, se sono lassù, laggiù, riesco forse ad arrivarci con questo da 15, vediamo un po'. Eccole là, sono là sotto, sono attaccando sempre nell'onda, povere aliciotte. Eccole là. Se riesco ad intercettarli, sono un po' lontani, con questo da 15 ci dovrei arrivare. Eccolo! No! Madosca, guarda tu un po'! Si slamano troppo facilmente! Porco Giuda! Cazzo fa? Guarda là! Eccolo qua! Dovrebbe essere un altro di loro. Sì. Eccolo qui, altro carando. Bello ragazzi, eh? Super jig, belle catture, light spinning con la mia Daiwa Frames. Eccola qui, guardate che bel pesce, veramente bello. Lo liberiamo. GoPro arresta lì. Allora, hanno mangiato due volte su jig da 15 grammi, uno su quello sardine naturale e uno su questo GBA. Qua l'hanno attaccato pure l'altro più volte, quindi continuo a pescare con i 15 grammi, visto che gli piace. Proviamo sempre lateralmente. Il recupero va fatto abbastanza velocemente, funziona sia quello con le gercatine che il recupero lineare, però mi sembra che funzioni di più quello con le gercatine, quindi se siamo in presenza di questo predatore provate a fare questo tipo di recupero, che pare che gli piace, con jig abbastanza compatti. Questo è lungo 4,5 cm. Vediamo se appresso a quelle aguglie che cacciavano loro, alle aliciotte, c'è pure qualcos'altro. Sarebbe interessante vedersi partire la frizione, insomma. Quello che sto sperando, perché potrebbe esserci qualcuno di loro, qualche altro tipo di predatore molto più poderoso appresso a quelle mangianze. Vediamo un po'. Stanno saltando di nuovo. Eccoli là. Sono distanti da dove ho lanciato io, mi devo ancora di più avvicinare.
un attimo che prendo la 360 ed andiamo. Vediamo se li becchiamo di nuovo. Devo provare pure con, eccolo, aveva dato. Devo provare pure con il 15 grammi rosa a questo punto, che potrebbe piacergli. Di nuovo cazzarola superficiale alla mano. Porca miseria, ce li ho qui davanti, li ho visti, a recuperare veloce. Ci speravo che arrivassero qui da noi quelli più grandi, questi sono ancora piccoli, ma la taglia potrebbe aumentare, il che mi renderebbe davvero felice. Spero davvero che aumenti, perché sono dei predatori eccezionali questi qua. Incredibile, non si può scrivere la micro più micro cernia che ci sia, guarda. Questo è davvero record. Qui sembra che non ce ne siano più, quindi sposto un po', vediamo se riesco ad avere altre catture. Faccio prima un lancio da questo lato. No, qui non mi sembra che ci siano più segnali. Ok, andiamo un po' più in là. Perfetto. Sembra che ci siano di nuovo. Pare di sì. Eccolo, bello questo, bello, bello, questo è un bel pesce, bellissimo. Vediamo che cos'è. Bel pesce. Bello. Bello, bello, bello. Oh. Che è successo? Vieni che. Non tira però, sembrerebbe tipo un polpo, vediamo che cos'è. Ha molta resistenza, sì, mi sa che è un polpo. Vediamo cos'è, no, è una cernia. Sembra cernia. Sì, un'altra cernia.
mia, con la bocca aperta, grande presa di lato, eccola qua. E beh, è una germina discreta. Era una cernata, eccola qui. Un bel pezzolino, quindi straordinario, veniva di lato perché è presa di lato, quindi faceva molto molto più resistente. Ok. Allora, proseguiamo con il rilascio.